Dunque, c'è un aggiornamento, insomma, alla fine se io lo chiudo, ci avanza spazio per altre batterie. E allora, perché no? Le ho già acquistate, ne metto altre due qua e altre due qua. Adesso in questo momento è un pacco batterie 4S formato da due cellule. Per ogni canale, insomma, quindi sarebbe 4.7, 8.2, 12.6 e 16.8, quindi due batterie per ogni canale, ok? Due batterie per ogni canale. Visto che ho lo spazio, ne metto ancora una, due, 3 e 4, quindi aggiungo una batteria per ogni canale. Adesso le batterie, ogni canale ha dentro delle batterie da 3600 mAh, che dato sono due, diventano 7200, più un'altra batteria da 3600 diventano 1800 mAh, quindi 10 A e 8, che per far funzionare questo, secondo me sono un attimino meglio. Perché? Perché questo assorbe 3 A all'ora alla massima potenza, che non lo tieni proprio a cannone, ma dato che è solo da 15 watt e queste casse reggono secondo me 20 watt, allora probabilmente sì, lo terrò a cannone, perché a cannone si sente molto bene, non distorce. Dato che consuma 3 A e farò un pacco batterie da 1000, cioè da 10 A e 8, quindi un 3 per 4 sono 12. Eh sì, farà circa meno di 4 ore, durerà al massimo della potenza, durerà poco meno di 4 ore, secondo me, da testare. Anche perché queste batterie hanno una corrente di scarica di ben 35 amperora, quindi questo ci fa un baffo a queste batterie. Queste batterie ci fa un baffo. Queste ti tengono 35 ampere in botta, cioè sono potenti, hanno una corrente di scarica davvero molto potente. Secondo me, tenendolo poco poco, po davvero pochissimo, una tacca o due sotto la massima potenza, per me ce le fai 4 ore, 4 ore ce le fai. E niente, le ho ordinate, arriveranno, le piazzo due qua e due di qua. E secondo me è la soluzione ideale. Tu dove vai? Dove vai tu? È arrivato. E niente, ci vorrà un botto di ore per caricarlo, perché penso che ci vorranno 8 o 9 ore a caricare. Vabbè, vabbè. Però c'è da dire che attaccato all'alimentazione funziona lo stesso. Certo, non funziona come quando le batterie sono cariche, quindi andrà per un 50-60% di potenza massima. Si può comunque attaccare un alimentatore per caricare le batterie e un altro più potente da usare non in carica ma in presa diretta, in live, quindi un 19 volt con 3.5 A di sicuro rende di più di queste batterie qua, che è quello che ho usato io per fare il test. Infatti l'amplificatore, se
si sentiva che il volume era più alto di quando usi le semplici batterie. Quindi, ok, non le carichi, tanto la BMS va in blocco di sicurezza, non carichi le batterie, ma alimenti questo a 19 volt. E questo a 19 volt spara molto di più che a 16,8. Quindi un volume molto più alto, una potenza più elevata, anche perché questo, il massimo della potenza, lo dà a 24 volt. E quindi farà suonare molto molto bene queste casse qua. E queste quanto userò due alimentatori, uno quando scarico o comunque vada, anche quando è carico non me ne frega niente, a casa lo uso col 19 volt e fuori casa per 3 ore e comunque vada andrà un pelino meno di potenza, ma ce la farà comunque, insomma, ecco, questo è quanto. Direi che va bene così. Questo ho intenzione di piazzarlo qua. Qua così. Ci stava perfetto dentro qua. Se non mettevo l'interruttore, la presa di ricarica, ci sarebbe stato proprio un gioiello qua. O altrimenti lo potrei. No, non lo posso piazzare sulle batterie perché ne sto per aggiungere altre due. Dopo tocca nelle casse. Niente, potrei sì metterlo magari qui o di lì, ma no, che senso ha? Lo metto qua. Volevo metterlo sopra la BMS, a dire la verità, qua così, piazzato sopra così, magari utilizzando un nastro bioadesivo, quello termico, quello fatto apposta per la termica, ma non ce l'ho. Quindi o uso quello normale, la spugna adesiva normale che uso io, che comunque vada, è abbastanza fine, non è molto alta, e lo piazzo qua sopra. La cosa bella è che quando caricherà la BMS, che scalderanno questo fungerà da torretta di raffreddamento. Di certo non puoi accenderlo, perché sennò il calore di qua. Sto facendo un video, voi due, sto facendo un video. Ecco. Il calore di questo e di questo non va bene. Però c'è un'altra cosa, che mentre carica la BMS, questo funge da torretta di raffreddamento e raffredda la BMS. Va bene, non lo so, per adesso questi sono cose così. Qua è figo perché è il suo posto, secondo me i fili vanno via belli puliti. Ma anche qua ci sta. Non lo so, sono indeciso. Probabilmente lo piazzerò qua. Vedremo, va bene. Niente, bella lì. Power Robby, aggiornamento live in diretta. Quindi un altro upgrade, batterie in più, più autonomia. E bella lì.